È semplicemente successa una cosa che non doveva succedere, e cioè ho scaricato Pokémon Pocket. Eccoci qua, siamo arrivati all'interno di una nuova frontiera di tossicodipendenza legata al cellulare. Ragazzi, come state? Se avete cliccato su questo video è perché anche voi siete caduti nel fosso e siete rimasti inscimmiati dalla nuova applicazione di Trading Card Game Pokémon. Oppure magari siete solo curiosi, volete capire di cosa si tratta, se ne vale la pena, eccetera, eccetera. Beh, questo è un video introduttivo. Probabilmente sarà il primo di tanti che andremo a fare qui su Nerd Retro. Adesso è l'argomento di tendenza, adesso è l'argomento di punta, e quindi parlarne sarà sicuramente più facile. Mi ricorda terribilmente l'estate del 2016, mi ricorda terribilmente l'avvento di Pokémon Go, ma credo che qui sia ancora peggio. Perché in Pokémon Go avevi delle limitazioni geografiche e temporali. Qui le limitazioni geografiche non ci sono, quelle temporali possono essere tranquillamente messe da parte, possiamo dire così, con le clessidre, con le sfide, con la pesca misteriosa e tante cose. Quindi qui è molto più facile, secondo me, riuscire a cadere in tentazione e rimanere ancora più attaccati al dispositivo, anche perché banalmente non hai necessità di uscire di casa. Io ho scaricato Pokémon Pocket immediatamente, ma non avevo capito di che tipo di applicazione stessimo parlando. Infatti ero convinto fosse soltanto un'applicazione di sbustate. E quindi dopo aver sbustato due o tre carte, avevo trovato delle carte anche molto interessanti, come un bel Charmander, il Pidgeot TX, ero molto contento perché gli artwork di queste carte sono meravigliosi, ci sono veramente degli artwork bellissimi, il Gengar è strepitoso, c'è un Charizard molto bello, insomma ci sono delle carte capolavoro e spero che queste possano essere stampate anche nel mondo reale. Però dopo aver aperto due o tre pacchetti mi sono semplicemente detto vabbè, bello è, però a me collezionare in maniera digitale non dà nessun tipo di soddisfazione, di piacere. E quindi che cosa ho fatto? Ho chiuso l'applicazione e non l'ho aperta. Non avevo abilitato le notifiche, non avevo aperto i pacchetti, eccetera, eccetera. Ogni tanto, sì, magari una volta al giorno, una volta ogni due giorni aprivo, sbustavo e poi richiudevo. Basta, stop. Fino a quando, l'altro giorno, Kinoshi mi dice «Ma tu hai già sbloccato le lotte?» E io dico «Le lotte? Perché si può anche lottare?» E allora ho fatto il tutorial per le lotte, però non mi avevano dato chissà che tipo di sensazione positiva. Ho detto no, vabbè, non è che mi piace così tanto. Però poi un po' di treno, mentre sei a letto, mentre sei in bagno e robe del genere, prova e riprova, tac, ecco che è partita la malattia. E se aggiungi il fatto che puoi utilizzare la pesca misteriosa o miracolosa insieme a tutti i tuoi amici o anche con degli utenti che non conosci, quindi andare a prendere le loro carte. E puoi aprire tante bustine al giorno grazie a degli eventi, grazie a superare tutorial, grazie a determinati momenti, eccetera, eccetera. E dato che hai il pass gratuito di 14 giorni per provare il premium e tutte queste azioni sono agevolate dal passare del tempo, eccetera, eccetera. Una cosa tira l'altra. Una cosa tira l'altra, ne metti una, ti rendi conto che con le carte che hai a disposizione è difficile vincere contro magari la CPU, contro magari degli utenti su internet, ti rendi conto che ci sono degli eventi come quello dell'ApraCX che io tuttora non ho ancora trovato e ho già aperto oltre le 10 buste promo che ti vengono riconosciute dopo aver superato uno dei livelli. Metti insieme tutto questo e ottieni veramente una sorta di dipendenza. Ora, non so se la parola ludopatia applicata ovviamente al gioco, non gioco d'azzardo, ma al gioco, al divertimento, può essere adeguata, forse un po' troppo forte, forse potrebbe anche essere giusta, però sicuramente dipendenza lo è, perché è un insieme di azioni che inserite all'interno di un gioco che ti permette di collezionare e di giocare, beh, ti fa andare in quella direzione. Mi ricorda molto FIFA Ultimate Team, o comunque l'ultimo FIFA Ultimate Team, con degli eventi, puoi prendere questa carta soltanto da questo giorno devi collezionare, devi fare questo tipo di operazione, devi giocare proprio in questa finestra temporale, perché attenzione, se no poi questa carta non la prendi più, e allora devi tornare sull'app, e allora sei invogliato a non sbagliare nemmeno un giorno ed essere sempre presente all'interno dell'applicazione. Aggiungo poi che io non giocavo a Pokémon da probabilmente le elementari, non vado a esagerare, ma era alle elementari.
giocavo con i miei amici, giocavo sulle panchine, giocavo sui marciapiedi della scuola elementare, giocavo magari col giochino, la cassettina del Game Boy Color. Erano tutte cose che mi piacevano fare, ma il gioco delle carte dei Pokémon è sempre stato un gioco un po' così, non mi ha mai convinto al 100%. Beh, qua hanno cambiato le regole. Io giocavo con i 6 premi e se vinci il premio te lo prendi in mano e le energie le devi mescolare nel mazzo. Ora le energie vengono generate turno dopo turno. I premi non ci sono, ma ci sono soltanto dei punti che vai a fare quando butti KO il Pokémon dell'avversario. Le debolezze e le resistenze sono un pelo diverse. Hai la possibilità di usare dei Pokémon molto forti, invece una volta diciamo che punti vita e attacchi erano decisamente più bassi e abbiamo visto invece con il passare del tempo sono stati generati sempre Pokémon più forti. Il fatto che ci siano soltanto 3 punti da collezionare contro i 6 premi di una volta rende le partite molto più veloci e quindi più le partite sono veloci più ti viene da dire ma sì dai facciamone un'altra, senza considerare il punto che più di tutti ha generato in me la volontà di continuare a provare a giocare durante le notti principalmente a questa nuova applicazione. Parto dal fatto che io non sono uno che gioca sul telefono, cioè io giochi del telefono non sono mai stato particolarmente attratto, sì magari i primi giochi per iPhone, per smartphone eccetera li ho provati, ma non sono mai stato particolarmente dipendente. In generale Magic Arena, tutte quelle cose non le ho mai affrontate. Telefono proprio sempre usato per lavorare, per messaggiare, per leggere le mail, per usare il navigatore, eccetera. Non l'ho mai usato per giochi, mai. Non sono mai stato attratto da questa tipologia, se non proprio Pokémon Go. È stato veramente l'unico gioco per smartphone che mi ha preso, però mi ha preso fino a un certo punto. C'è stata quell'estate lì che sì, veramente tanto, e poi è andato via. Come secondo me farà anche Pokémon Pocket, ma non è detto, perché il fatto che abbiano veramente possibilità infinite che si intrecciano anche con il mondo delle carte collezionabili reali, beh, potrebbe diventare un bel problema. Ma dicevo, la cosa che più di tutte mi ha convinto a giocare è la presenza di un vero e proprio metagame. Quando ho scoperto che su internet c'era la possibilità di andare ad osservare quelli che sono comunque i mazzi più giocati o le carte più utilizzate o comunque le strategie più interessanti, mi sono detto qui finisce male, perché io solitamente non sono uno che prova tutto, io so come sono fatto e quindi devo provare poco nella mia vita. Quello che provo decido di provarlo perché poi so che voglio darci continuità, perché io sono molto competitivo per natura. E quindi, essendo molto competitivo, io non riesco assolutamente ad essere un casual user di qualsiasi cosa. Devo poi entrare nelle dinamiche, capire come funziona e cercare di arrivare al massimo della mia competenza con quelle che sono le conoscenze a mia disposizione. Ecco che mi sono ritrovato assorbito dal vortice del giocare competitivo a Pokémon Pocket. Collezionare digitalmente mi interessava poco. Giocare per vincere mi interessa tanto. Collezionare per arrivare a giocare per vincere inizia ad avere un certo senso. E allora io oggi non posso giocare i mazzi più famosi, più forti, più in meta del formato attualmente. Però posso arrivarci. E ci posso arrivare giocando, collezionando buste, aggiungendo amici, facendo la pesca misteriosa e, banalmente, vincendo e sculando, perché di questo stiamo parlando. Possiamo fare un secondo video in cui vi mostro quelli che sono i mazzi a mia disposizione. Vi posso dire che in questo momento sto giocando il mazzo di Blastoise X utilizzando Meo come motore di pesca e di vantaggio carte. Strategia molto molto interessante. Possiamo fare un secondo video in cui andiamo a vedere quelli che sono i mazzi in meta. Possiamo andare a discutere delle strategie, potete scrivermi quelle che utilizzate voi, eccetera. Posso lasciarvi il mio codice amico, se volete ve lo scrivo magari qui sotto nei commenti o nella descrizione del video, non è un problema, così possiamo tutti fare la pesca, possiamo cercare di collezionare quante più carte possibili e utilizzarle all'interno del gioco. La cosa che mi sta piacendo in questo momento di questo gioco in particolare è che ha tutte le carte in regola per essere un gioco pay to win, e credo che questo sia il grande pericolo che possa diventare un gioco pay to win, più paghi più vinci, però è anche un gioco strategico, è un gioco di carte, è un gioco anche di fortuna perché si basa tanto sulla monetina e questa cosa mi piace poco dal punto di vista dell'approccio al gioco, perché tante volte con Misty mi è capitato di fare
tante volte croce e l'avversario magari 3-4 volte testa di fila ed è andato a rampare dal punto di vista dell'energia in una maniera quasi vergognosa. Si tratta tutto di Axe, tutto fortuna, insomma, e robe del genere. Però oggi c'è ancora un pool ristretto di carte, non stiamo parlando di una collezione infinita di carte all'interno del database delle carte utilizzabili in Pokémon Pocket. E quindi, essendoci poche carte, sono poche le strategie davvero utilizzabili, davvero viabili. Quando usciranno tante più carte, ecco che probabilmente avremo a disposizione dei top tier rottissimi, ancora più rotti, con ancora più distanza di quanta ce ne sia in questo momento. Oggi credo che i top tier siano quelli legati a Pikachu X e a Mewtwo X. Mewtwo è veramente fortissimo. Quando becco Mewtwo si fatica tantissimo a vincere. Io sto giocando invece un tier tra l'1,5 e il 2, possiamo dire così, forse più 2 che 1,5, anzi forse più 1,5 che 2, che è quello di Blastoise di cui vi parlavo prima. Comunque Blastoise mi sembra un'ottima carta, molto interessante la strategia con cui vado a pescare e a sfoltire il mazzo con Meo, con i tutori, con il professor Oak, la ricerca accademica che una volta ai miei tempi si chiamava Bill e robe del genere. Però tutto sommato devo dirvi che da quando negli ultimi 2 giorni ho iniziato a giocare con insistenza a Pokémon Pocket ho trovato un'applicazione molto molto interessante, ben pensata, divertente e che ti fa veramente tornare sull'applicazione con dei meccanismi molto interessanti. Questo è quello che penso oggi di Pokémon Pocket dopo un paio di giorni di utilizzo veramente molto forte. Il primo impatto che avevo avuto invece era stato un impatto negativo, perché non avevo capito che c'era un secondo mondo dietro al collezionismo basato su quello che può diventare veramente un competitivo o un semi-competitivo. Oggi credo che sia molto interessante e divertente, sul lungo temo che questa cosa possa perdersi. Spero che non sia così, perché potremmo avere tra le mani veramente una sorta di seconda vita per quanto riguarda le carte Pokémon, che sì, so che è giocato anche oggi, però non è un trading card game così giocato come può essere per esempio Magic al giorno d'oggi. E io che ho ricominciato a collezionare carte Pokémon da quasi un paio d'anni, ormai l'ho sempre fatto in ottica di collezione e mai di gioco. Dovesse poi arrivare a sconvolgere così tanto anche la passione o la voglia, andare a stuzzicare quelle corde, a toccare quelle corde giuste per i giocatori che vogliono o comunque hanno la curiosità quantomeno di tornare a giocare dopo tanti anni e con delle regole diverse, con dei Pokémon diversi, beh, ecco che potrebbe aprirsi un'opportunità incredibile e una seconda vita di altissimo livello per questo trading card game. Non so se Pokémon Pocket sarà davvero un rilancio, una rampa di lancio per Pokémon e le sue carte collezionabili, ma vi posso dire che per primo impatto, dopo pochi giorni dall'utilizzo, siamo di fronte a un prodottino mica male. Sono curioso di sapere però le vostre considerazioni qui sotto nei commenti. Questo è stato soltanto un primo video molto introduttivo, molto chiacchierato, senza editing, senza screen, senza niente. Se siete interessati alla mia collezione, i miei mazzi, le mie strategie e in generale quello che è il metagame, beh, lasciate tanti like a questo video, scrivetemelo nei commenti e arriverà molto molto presto. Ciao ragazzi.